siamo forza Arezzo e allora si vincerà. Ale, ale, Arezzo. Ed il pallone in porta allora arriverà. Quando la squadra gioca dobbiamo combattere con forza pure noi. Ale, ale, Arezzo. Senza mai cedere la vittoria giungerà. Siamo tornati in Serie B e noi resteremo qui. Il 17 aprile 1993 rappresenta una data nefasta per il calcio aretino, perché in quel giorno ci fu il fallimento della vecchia Unione Sportiva e la squadra Amaranto fu radiata a campionato in corso e fu costretta per un debito della società di poche decine di milioni di lire a ripartire dal campionato nazionale dilettanti. Non furono subito rose e fiori e poi nel 1995 Francesco Graziani, che era il presidente, e i suoi collaboratori riuscirono a portare ad Arezzo gli uomini giusti. Arrivò Serse Cosmi in panchina, arrivarono giocatori importanti come Battistini, come Mattoni, come il portiere Mosconi e l'Arezzo finalmente centrò l'impresa di tornare in C2 e ci riuscì con una cavalcata splendida dopo un lungo ed appassionante duello con il Sansepolcro. Andiamo a rivivere quei mesi per una vittoria che è rimasta nel cuore di tutti gli sportivi amaranto. È chiaro che l'arrivo all'Arezzo non significava semplicemente cambiare squadra o cambiare città, significava entrare in un mondo completamente diverso, quindi un mondo che io avevo sempre sognato, quello dei professionisti, anche se in realtà la categoria non era quella. Uno quando lavora nel calcio, no, aspetti sempre l'occasione di giocare con un grande club, con tifosi che stanno dietro la curva, che ti ingegnano, chiamano il tuo nome, ti saluti, cioè come i sogni da ragazzino. No? E tutto questo si è avverato. Il sogno mio è stato riuscire a giocare dietro la curva, salutare i tifosi quando mi chiamano per nome e nel piccolo ci sono riuscito. Per me fu un sogno perché venivo... Posta una stagione difficile, accettai subito al volo, anche se devo dire che l'offerta economica rispetto alle altre squadre era parecchio, parecchio inferiore, però la vissi come una scommessa e fu una scommessa che vincemmo tutti quanti. L'esperienza dei due anni precedenti ci aveva insegnato qualche cosa, l'anno dopo abbiamo preso giocatori motivati che magari avevano fatto sempre quel tipo di campionato senza più andare alla ricerca di giocatori da categorie superiori. E credo che fu una scelta giusta perché poi tutti i giocatori che prendemmo erano motivati, entusiasti, volenterosi di fare questa esperienza ad Arezzo con noi e soprattutto fu un anno anche molto fortunato perché ci furono tante combinazioni a favore nostro che ci portarono poi a vincere quel campionato. Gente, diciamo così, selezionata da Farasconi e da Graziani per i campionati che avevano visto precedentemente, tutti i ragazzi insomma di 23-24 anni, però con veramente la voglia di giocare in questa squadra e anche la consapevolezza di giocare nei dilettanti ma in una grande città. Mi misi d'accordo con Farasconi all'Hotel Tevere a Perugia. E da lì si andò a uno di quei mercatini che fanno in provincia di Perugia di giocatori dilettanti e quando arrivammo vidi che c'era una persona sdraiata su un dondolo che tutto mi sembrava tranne che una persona di calcio che mi guardava e continuava a guardarmi
E dico, che vorrà questo? Questo qui era Serse Cosmi, quindi diciamo che il primo impatto è particolare, anche perché lui aveva un orecchino davvero da pirata, non sembrava neanche un allenatore, sinceramente, lì per lì. Poi con quel vocione rauco quando mi si è presentato, insomma, ho avuto qualche, diciamo, perplessità, poi conoscendolo e soprattutto ragionando negli anni, soprattutto anche con quello che ho intrapreso ora, capisco le sue potenzialità che erano già importanti al tempo. Io con Serse, cioè noi ci capiamo con uno sguardo. Cioè io sono convinto che adesso, anche se sono passati 10 anni, 11 anni, lui è sempre grato a quel gruppo, ad Andrea Moscone, perché se è diventato Serse Cosmi, lui inconsciamente sa che lo deve qualcosina anche a noi. La scelta di Cosmi è stata una scelta azzeccatissima, perché lui era molto più motivato dei ragazzi con cui poi lavorava. Sapeva che ad Arezzo era una scelta importante, una città che ha dei trascorsi calcistici straordinari, ad alto livello, quindi si misurava con un ambiente particolare. E credo che le sue capacità tecniche e soprattutto il suo grande entusiasmo sia stata l'arma vincente per tutti quanti noi. Era critica come situazione all'inizio, mi ricordo benissimo, e poi andammo a giocare magari con la Rondinella, prendemmo gol all'ultimo minuto su punizione di Barontini, che fece mezzo errore io, però avevo giocato con 15 punti sull'occhio, una cosa del genere, perché secondo me era per gradi. Prima dovevamo andare un grosso gruppo, pian piano siamo andati in squadra, e quando siamo diventati in squadra veramente ci siamo riusciti proprio a conoscere, perché era tutto sommato una squadra nuova, tranne Bruni e Bifo che erano giocati qui l'anno prima. Bene o male ci voleva un po' di tempo, poi questa squadra, quando è diventata proprio, pensando tutti alla stessa maniera insieme all'allenatore e alla società, è diventata devastante. Se non si vinceva in casa col Pontassieve 1-0, tra l'altro con mio gol, difficilmente Serse avrebbe continuato a allenare Arezzo, perché c'erano in tribuna 4-5 allenatori che hanno già chiamato parecchi dei nostri ragazzi, erano pronti a sostituirlo. Questo poi è stato sempre negato da Graziani, però anche Serse lo sapeva. Infatti, se ricordate, l'urlo del gol fu liberatorio per me, ma lo fu anche per Serse. Ci fu un abbraccio importante sotto la tribuna e da lì cominciamo a volare. La percezione che se uno non avesse vinto poteva succedere qualcosa di diverso, anche se devo dire che poi non credo che la società non avesse fiducia all'inizio nei miei confronti, insomma, era normale che si andasse incontro magari a qualche pareggio, però ecco, diciamo che il gol di Battistini me lo ricordo benissimo, un tuffo di testa, insomma, anche un gol alla Battistini difficile, insomma, e fu liberatorio, perché da lì poi partimmo per una serie anche di vittorie.
sera prima di questa partita noi si usava mangiare al ristorante La Giostra tutti insieme, perché era quello il ristorante dove stavamo, senza fare tiri, senza niente. Dopodiché andammo a Luna Park, che montano Arezzo sotto quel periodo di Natale, tutti insieme, e non ti dico come lo ribaltammo con Luna Park, soprattutto c'erano i go-kart a quei tempi, che non so, le macchine a scontro, che noi invece in 10 usammo come macchine a scontro. In sostanza i pakistani che lo gestivano ci cacciavano via da Luna Park beffeggiandoci, e niente, questo diciamo è lo spirito con cui arrivavamo la partita. Andammo a dormire tutti insieme a Luna, quindi no, fu una sensazione bellissima. Anche io dovevo crescere come allenatore, però da subito avevo capito che per poter aprire le difese e avversari bisognava aprire le menti dei giocatori, insomma, era una conseguenza. Tu non potevi andare in campo senza avere, diciamo così, con il gruppo che tu allenavi questo rapporto, come ho detto mille volte, di complicità, di gusto nel divertirsi in campo durante gli allenamenti e anche fuori, insomma. Arezzo lo permetteva. Palla lontana da me, oltretutto c'era Tardioli, che in quel momento era un portiere tra quelli imbattibili, quasi mitico in quel momento. Io mi allungai con tutto il corpo da fermo, spingendo solo sulle avampiedi, riuscii a fare uno stacco. Quando lo rivedo, per me è incredibile, perché ero praticamente da fermo, la palla sbatto sotto l'incrocio, è entrata. Insomma, è stato un gol di intuizione, credo anche bello. Fu una giornata per Arezzo calcistica, anche se i livelli erano quelli che erano, ma straordinariamente bella, perché c'era un entusiasmo da Serie B e quello ti faceva capire il grande patrimonio che c'era dietro questa, che c'era dietro le spalle di questa nostra realtà calcistica. Sicuramente ci fu un errore di base da parte di, non so chi gestì, insomma, nel San Sepolcro, il tesseramento di Guidotti, che oltretutto era un grandissimo giocatore, come tutto il San Sepolcro di quell'anno, che è stato costruito in maniera eccellente. Quindi la penalizzazione ci ha sì aiutato, però è stato anche un peso psicologico, perché loro non hanno mai mollato nessun momento e sembrava a un certo punto che potessero anche quasi annullare la penalizzazione, quando arrivate a meno 8 a noi. L'avremmo vinto noi, perché era un gruppo predestinato a vincere, era un gruppo che aveva dei valori, era un gruppo che vinceva comunque, quindi sono calcoli che non si possono fare. Io ho sempre riconosciuto dei grandi meriti a quel San Sepolcro, l'ha dimostrato la storia successiva. Parità di condizioni, ammesso che ci fosse parità, poi la differenza alla fine l'avrebbe fatta comunque Arezzo come città, Arezzo come tifoseria.
periodo in cui eravamo un po' stanchi, quindi nonostante quel gol iniziale che segnai dopo pochi minuti, diciamo un errore grosso di Andrea, che non gli abbiamo mai perdonato, fra virgolette, l'abbiamo sempre preso in giro, facilitò la loro rimonta, ma Rondinella era una buona squadra e in questo campionato, come abbassi un po' le braccia, rischi di prendere un bel pugno in faccia. Poi chi veniva a giocare a Arezzo si giocava la partita della vita, insomma, era normale, Arezzo era lo stadio per gli altri, no? E quindi noi eravamo primi in uno squadrone di grande livello e tutti si impegnavano alla morte, insomma. Bellissima è stata che la domenica sera, quando stavo a casa, stavo sul divano distrutto, rosicavo con me stesso, mi è arrivata la telefonata del presidente Graziani e quella telefonata mi ha fatto capire quanto era importante io per l'Arezzo e per il rapporto che c'era con lui. Dopo quella telefonata sono andato a dormire tranquillo. Mi sono reso conto che ci voleva tutta la mia partecipazione, per cui ho vissuto per 5 anni giornalmente per l'Arezzo. Perché le cose potessero andare poi a buon fine, con la possibilità di centrare quel benedetto traguardo che era quella di riportare la società dove era stata radiata. Io mi ricordo anche il grande entusiasmo che c'era quando noi andavamo in giro, però c'erano anche dei lati negativi, perché spesso arrivavano delle multe esagerate. Noi dove andavamo ogni domenica, vuoi per i tanti tifosi che portavamo, vuoi per l'entusiasmo, vuoi per qualche atto non proprio sportivo che qualche volta poteva succedere, noi ogni martedì contavamo i morti, perché arrivavano sempre delle multe belle salate. Arbitro scandaloso, 2 rigori contro, ma penso che tutti i tifosi dell'Arezzo già erano pronti per fare l'invasione. Il primo rigore hanno fatto gol, il secondo rigore abbiamo avuto la fortuna di riuscire a pararlo, ma non è stato secondo me il rigore parato, è stata proprio la reazione di noi giocatori, tutti contro l'arbitro. Io ti giuro, già mi sentivo prima di tirarlo che riuscivo a pararlo.
squadra sicuramente che aveva soprattutto fame in tutti i componenti, perché ci hanno scelto singolarmente, non soltanto per il valore tecnico, che quello poi lo stabilivano comunque sia il direttore sportivo e l'allenatore, ma soprattutto per un discorso di voglia di mettersi in mostra in una piazza del genere. Ho avuto la certezza di aver vinto il campionato quando sono arrivato qui e che ho visto Arezzo. Quell'immagine che ancora mi capita di rivedere ogni volta che torno, che faccio quella strada, ero convinto che il destino mi aveva dato una grande opportunità. È stata, non lo so, ancora non mi sembra possibile, perché io lo so quanto abbiamo sofferto, quanto abbiamo fatto di tutto, per ci abbiamo avuto dei rivali eccezionali, ma aspetta ragazzi, aspettate, siamo C2. Questa è la faccia dell'intervista, grande nostro bomba di quest'anno, una dedica ai nostri tifosi. Ruba gol, non lo dici? No, ecco, dedichiamola, che dedichiamo? A noi stessi, a tutti i tifosi. Fu una sensazione bellissima, però ecco, quello che più ti dicevo anche prima, tu mica di cosa ricordo la stagione, io dico che purtroppo ricordo poco, perché l'ho vissuta talmente intensamente che mi sembra passato troppo poco tempo. Ale, ale, Arezzo, gridiamo forza Arezzo e allora si vincerà. Ale, ale, Arezzo, ed il pallone in porta allora arriverà. Quadra gioca, dobbiamo combattere con forza pure noi. Ale, ale, Arezzo, senza mai cedere la vittoria giungerà. Siamo tornati in Serie B e noi resteremo.